Eccoci qua, ritorno a voi. Buongiorno, brava gente, buongiorno cari amici. Scusate, ma la neve, credo, non so se riuscite a vedere fuori dall'ufficio, ma sta nevicando abbondantemente. Ha scaricato letteralmente il cellulare e ha. E quindi si è spenta la diretta che stavamo facendo. La riprendo. Vi dicevo, buongiorno, cari amici. Condivido con voi stamattina il Vangelo di oggi. Eccoci qua, qui sto nel mio piccolo ufficio a lavorare per voi, a preparare il prossimo numero della rivista San Francesco. Abbiamo terminato da poco la celebrazione e condivido con voi anche un po' la dimora del lavoro quotidiano, si può dire. E cosa vogliamo dirci oggi? Oggi vogliamo dirci che Gesù ci pone una domanda fondamentale. Vuoi guarire? Vuoi essere guarito? Cioè, vuoi realmente essere guarito? Vedete, è una domanda fondamentale questa, perché è la domanda che ci mette spalle al muro nel rapporto con il Signore. Intanto ricostruiamo un po' la dinamica del Vangelo di oggi, che è bellissima secondo me, e cioè un Gesù che si trova nella sala di attesa di un ospedale, potremmo dire, perché ci sono alla piscina di Bethsaida, ci sono dove andavano ad essere immersi i paralitici. Ci sono, il Vangelo ci dice, tre categorie: i ciechi, i zoppi e i paralitici. I ciechi sono le persone che non vedono o che non vogliono vedere o che vedono male. I paralitici sono quelle persone che sono immobili, che non hanno voglia di camminare o che sono bloccate dagli altri o da un male. Gli zoppi sono coloro che fanno fatica a camminare, insomma c'è un'umanità. E la domanda di Gesù sembra quasi superflua, cioè, ma come, vieni da me e mi dici vuoi essere guarito, non vedi in che condizioni sto? Ebbene, in questa sala d'attesa d'ospedale questa domanda rimbomba forte, un po' rimbomba anche in questo momento della nostra vita, vieni a guarirci, cioè, vieni a liberarci da questo virus. Però vedete, ogni miracolo ha bisogno di una consapevolezza forte. Ecco la domanda che non è banale, apparentemente dici, ma insomma che mi prendi in giro? No, la domanda richiede la collaborazione dell'uomo, una collaborazione forte, una collaborazione consapevole, cioè che mi mette in gioco veramente, mi porta a giocare la partita con il Signore. Ed è interessante perché è lui che viene da noi, è lui che ci chiama, è lui che ci prega, no? Quasi vuoi? Vuoi venire da me? È lui che riaccende un po' il desiderio di vita presente nell'uomo. E questo è il primo dato interessante. Il secondo dato interessante è che senza di lui non possiamo far niente. Ce lo dobbiamo dire questo, senza di lui non possiamo far niente. Gesù viene nella nostra impotenza, viene nella nostra domanda più profonda. Quante volte ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti? Quante volte tanti giovani vogliono essere, provano ad uscire dalle loro dipendenze e non ci riescono? Quante volte, ricadiamo nello stesso errore? E allora, ecco, questo Vangelo di oggi ci invita in maniera forte ad entrare in relazione con Lui. E vedete, il Signore non tradisce. Francesco l'aveva capito in maniera veramente forte, in maniera veramente forte. E termino con due affermazioni. La prima è un po' fa parte di un film che abbiamo visto ieri sera, la saga di Harry Potter, che dice così:
La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce. Se ci ricordiamo di accendere la luce, questo è bellissimo. E poi l'altra, che trovo anche questa molto interessante, ed è di Papa Benedetto XVI. Che dice una frase molto bella, che la croce ci fa capire veramente chi è Gesù. La croce ci fa capire veramente chi è Gesù, la sua potenza, il suo amore per noi. La croce, lui la chiama il tornante della storia, il tornante della nostra vita. Per chi avesse visto l'altro video, nevicava in maniera forte, adesso sta lentamente diminuendo la neve qui in Assisi, insomma, ci sono tentativi di neve, se possiamo dire così. Bene, cari amici, allora vi lascio con questa immagine, di un cielo grigio ad Assisi, ma vedo che in fondo sta nevicando abbondantemente, non so se riuscite a vedere. E ci auguriamo una buona, santa, bella giornata, anche stando a casa. E accendiamo la luce, allora, accendiamo la luce nella nostra vita, e facciamola brillare. Mi ricordo una frase molto bella di un pedagogo, dice: gli altri non sono delle bottiglie da riempire, ma delle luci da accendere. E ognuno di noi è questo, ci lasciamo con questa speranza. Un pace e bene a tutti voi, vi saluto caramente, ci ricordiamo nella preghiera. E poi non so, vediamo oggi se riusciamo a fare una diretta con una persona molto amica di Assisi, di San Francesco. Non vi prometto niente, ma cerco di avvisarvi se la faremo oggi pomeriggio intorno alle 17. Facciamo i bravi anche stando a casa. E come ho detto nel famoso spot, anche se rompiamo qualche piatto, ci scappa da mano, però poi facciamo pace. Buon cammino, brava gente.